Cosa vi ha colpito di più di questa storia? E poi, visto che è una storia di fantasmi senza fantasmi, cosa effettivamente vi spaventa e vi ha spaventato di più? Cosa vi ha Nel film o nella suscitato vita? del film? Quale elemento del racconto Posso vi spaventa iniziare? Vai. Allora, a parte la sceneggiatura in sé, il rapporto tra me e mio padre, perché io ho un bellissimo rapporto con mio padre, sono innamorato di lui e Quello quindi vero, quello quello vero. vero. Dobbiamo precisare. Vabbè, ha dovuto rovinare questo momento. Bello, insomma. Sono innamorato di mio padre, ho la fortuna di esserlo ancora e nel film non c'è questo amore e quindi questa è stata la cosa che mi ha colpito di più, dover raccontare qualcosa che per me è molto importante e completamente contrario da quello che vivo tutti i giorni. Sì, ma è la stessa cosa per me. Cioè, odiare mio figlio, io che adoro mia figlia, non è semplice. Io non ho un figlio, però. Tuo cane, il tuo cane. È stato bello raccontare la complessità di Gianluca, che è un personaggio che, diciamo, racchiude la poca luce nel tanto buio presente in questo film, che però ha anche i suoi lati, appunto. Anche lui cova questo buio che viene rappresentato nella rabbia, che è un tema molto importante nel film, nei confronti inizialmente di Gianluca e se di Gianluca, scusate, di Enrico, dopo la rottura, questa mancanza di questa amicizia. Rappresentare la paura dei personaggi sicuramente è una cosa che non capita sempre come attore, i loro orrori, essere la loro incarnazione, ecco. Io Tutto il film, esatto. devo dire che l'ho apprezzato. Ci sta. Quattro sì. No, però veramente quello che mi ha colpito quando ho letto la sceneggiatura di Jacopo, perché io ho partecipato solo all'ultima stesura, la sceneggiatura originale di Jacopo del Giudice mi era stata presentata come un horror e non ho letto un horror, era un dramma familiare che scivolava lentamente nell'horror e per me è stato un grande privilegio realizzare questo film che è un ibrido di generi. Non è facile trovare storie, o trovare, o comunque soprattutto farsi finanziare storie del genere in Italia. Volevo capire appunto da te se era stato più complicato, più stimolante dover costruire una storia del genere in cui appunto i mostri sono poi molto umani, no? Sensazione molto umane, quindi se era stato per te più una sfida complicata o più proprio stimolante come regista? Venivo da un film più codificato, e sicuramente è stato complicato, ma ripeto, per me è stato incredibilmente stimolante e spero di portare avanti questo esperimento di ibridazione nei miei prossimi film. Spero di farlo in maniera sempre più ambiziosa. Però per farlo serve che si apra un vero mercato dell'horror in Italia, che si comprendano e si realizzino tutte le accezioni che l'horror può avere. Perché purtroppo in Italia c'è ancora un'idea strana e vecchia soprattutto di un genere di puro intrattenimento, legato allo spavento, al boom. E invece l'horror contemporaneo va in una direzione completamente diversa ed è tutt'altro. Faccio un'ultima domanda velocissima sulla rappresentazione romana, sia per i romani che per i non. Cosa ne pensate appunto del racconto di questa Roma che, come dicevi giustamente in conferenza, poi alla fine è molto reale, attuale, al di là di tutto? Io sono di Fiumicino, quindi Io sono di Marino, non c'è nessuno di non c'è Roma nessuno di in verità. Roma. Nessuno di Roma, Però infatti. questo secondo me dice qualcosa. Esatto, infatti. Secondo me è un. Tutti viviamo Roma da diverso tempo, forse No, Cristiano e io no. Fabrizio È no. uno dei motivi, cioè in realtà quello che tu Però, ma io ci racconti è sono uno dei sempre a motivi per cui Roma. io non Sei ci sempre, però vivo. non hai mai vissuto loro due, Sì, più o però meno. mia zia vive a Centocelle, quindi io da bambino, quando venivamo in vacanza con i miei nonni, passavamo sempre da Centocelle, quindi.
la vivevo un po' questa Roma. E la sentivi così come... La sentivo già da bambino, la sentivo un po' comunque violente. C'è qualcosa, c'è qualcosa di... Ah, quindi c'hai vissuto? Sì, sì, io ci ho vissuto a Roma, però c'è un'arrabbiatura comunque, sì, a Roma c'è qualcosa di... C'è uno stress. È una città insofferente. Sì, una città insofferente. Se vieni da fuori lo senti ancora di più. Come dicevi prima, il traffico. Ma poi comunque il traffico, sì, infatti il traffico. Peccato pure perché Roma è la città più bella del mondo. Sì. E come disse Sordi, io mi sposerò con Roma. Ah sì, lo so, perché sono napoletano.